Sì, intanto oggi presentiamo già un lavoro completato, che è l'opera di bonifica di due serbatoi che rappresentavano un luogo malsano, assolutamente pericoloso, che è stato completamente bonificato con un intervento di oltre 500.000 di euro. E poi cominciamo la progettazione definitiva ed esecutiva di due interventi che saranno a servizio della Polizia di Stato di Reggio Calabria. Quindi un cosiddetto federal building, cioè un polo aggregato di tutta la Polizia di Stato che avrà quindi la possibilità di funzionare meglio, di essere meglio servita nei propri uomini e donne che svolgono un servizio fondamentale in questa città come in questa regione. Abbiamo parlato di squadra perché il lavoro è stato fatto con appunto la polizia che ha fornito tutti i propri fabbisogni in maniera dettagliata e ha consentito un ottimo lavoro da parte dell'agenzia di prima progettazione, quindi di risposta al quadro esigenziale, si dice in termini tecnici, utilizzando anche strumenti molto innovativi di progettazione che è il BIM, è una sorta di fascicolo immobiliare dinamico, digitale, che consentirà poi di seguire tutta la progettazione e anche la gestione successiva degli immobili in maniera adeguata e innovativa. Abbiamo investito e investiremo parecchi milioni di euro che penso faranno lavorare, mi auguro, tanti progettisti e imprese locali che quindi daranno un contributo allo sviluppo dell'economia locale.